solista, insomma, con la sua resurrezione, sia artistica sia soprattutto commerciale. Ecco qui, questa è la copertina. Vedete che siamo tornati un po' a mettere appunto in mod determinate icone della sua infanzia, un ritorno alle origini per tanti versi. Poi c'è anche una Tour Eiffel che sta probabilmente a simboleggiare qualche copertina di Vista del Concert, quindi un po' un riunire tutto quello che è stato fatto in quasi 20 anni. Paul Weller si concederà anche delle ospitate in dischi altrui, per esempio in What's the Story, Morning Glory degli Oasis, in cui suona in Champagne Supernova e in uno strumentale. Stringerà un rapporto molto stretto anche con uno dei registi degli Ocean Color Scene e avrà dei successi anche con altri singoli, anche tratti da questo album, tra cui You Do Something to Me, che è stato ripreso molti anni dopo dal vivo insieme ad Adele, ed è poi, per esempio, qui in Italia Chiara Gagliazzo l'ha portata X Factor, quindi probabilmente anche in Italia è arrivato in un pubblico impensabile. Heavy Soul è il disco successivo, si mantengono più o meno sullo stesso livello, quindi torniamo proprio alle sonorità anni 70, ci sono richiami in Traffic, però ecco, a un certo punto, dopo la grande novità dell'abbracciare, diventare un po' il papà di tutti gli artisti del Brit Pop di quegli anni, quindi di Oasis, di Blur, diventa un po', insomma, tende a ripetersi parecchio. Comunque ci saranno delle collaborazioni, oltre a quella con gli Oasis, nel 1997 con Robert Wyatt, lui suonerà nell'album Sleep, incontrerà, ma l'aveva già incontrato, come vedete, il suo mito Pete Townshend degli Who, uscirà una sua prima raccolta solista nel 98, si intitola Modern Classics, e dopodiché altri dischi che più o meno, diciamo, che vendono abbastanza bene in Inghilterra, ma c'è un po' di stanca, quindi Heliocentric e Illumination. Quando, vi ricordate negli anni 90, tutti gli artisti che pubblicavano il disco Unplugged, no? Il disco con rivisitazioni acustiche dal vivo o meno, lui, quando ormai la moda è finita, decide di farlo nel 2003 con Days of Speed. Quindi sono canzoni prese dal suo repertorio solista, ma anche qualcosa dagli Jam e dagli Star Council. Paul Weller aveva inciso diverse cover fino a questo momento, no? Siamo nel 2004, ma mai un album interamente composto da cover. Lo fa nel 2004 con Studio 150, appunto come gli studi in cui è stato registrato. E ci sono delle canzoni che, come per esempio The Bottle di Gil Scott Heron, c'è Birds di Neil Young, c'è All Along the Watchtower di Bob Dylan, ripresa anche da Jimi Hendrix, c'è Thinking of You della Sister Sledge, e c'è anche la prossima canzone che è Wishing on a Star, una canzone dei Rolls Royce della fine degli anni 70, che era stata comunque già ripresa da Randy Crawford, poi è stata ripresa da Beyoncé, quindi è diventato quasi uno standard del soul. Lui la fa in una maniera, insomma, assolutamente riconoscibile per quello che è il suo stile. Rolls Royce sono quelli anche di Love Don't Live Here Anymore, che era stata ripresa da Madonna in Like a Virgin. Appunto dall'album Studio 150, Wishing on a Star.